E là ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Sword Court. Dopo tanto tempo che non facevo questo gioco, mi sono ricordato che noi abbiamo una missione ancora da completare. Per chi non lo conoscesse, Sword Court è un gioco in cui praticamente devi costruirti un tuo regno rispondendo sì o no alle richieste dei cittadini. Certe richieste possono essere positive, certe negative e certe influenzeranno il futuro. Per esempio, la giardiniera qui. Ci dice che ci sono degli insetti che hanno invaso il giardino e vuole dell'oro per pagare uno sterminatore. Ovviamente noi glielo diamo perché così facciamo felice lei, perdiamo un po' d'oro noi, ma fa lo stesso. Grazie, Sir, le piante saranno al sicuro. Ok. Vi ricordo che il nostro obiettivo era tipo di raggiungere 250 di popolazione, che lì in basso a sinistra è segnata dalle personcine blu. Poi ci sono le faccine verdi che sono la felicità e i soldi sotto. E Jester, che è tipo il pagliaccio di corte, ci dice che ha perfezionato lo show, però ha bisogno di soldi. 700 di gold. Ok, Jester, mi stai chiedendo più di quanti soldi io abbia, ma va bene, prendi, andiamo in debito, ma dice che sarà uno spettacolo, va bene. Ti credo, eh. Conviene non farmi. Ecco, perfetto. Purtroppo quando andate sotto di soldi aumenta le tasse e giustamente aumentando le tasse la popolazione non. Diciamo che non è molto contenta, ecco. Ok, mi sono accorto adesso che c'avevo le luci spente, vabbè. La tesoreria è vuota, mio lord. Dovremmo aumentare le tasse un po', ma alle persone non piacerebbe. Dovremmo provare? No. Per adesso stiamo un attimo senza fondi e vediamo in futuro cosa si può fare? No, ti ho detto che non devi usare. No, vai via. Se aumento le tasse ancora mi ammazzano. Va bene, almeno abbiamo guadagnato 40 persone. Abbiamo perso un po' di felicità, eh. 150 perché la popolazione ha raggiunto il 500. Sarà un gran festival in piazza. E assicurati di tenere la felicità alta. Sì, vai tranquilla. Mi sto chiedendo giusto quanto questa città possa crescere. Crescerà tanto, tranquilla. Vedete dietro, mi pare dietro, continua a crescere. Oddio, Petite Cerise. C'è un topo, dovremmo cacciarlo? No, assolutamente no. Guarda che bel topino. Sembra felice. Ciao Topino! Aveva gli occhiali, sembrava tipo Alvin Superstar. Quella. Ah sì, Monsieur Mouton qua, il muto. Il barbiere, ok, free, sì, dai, to. Sembri scattante, dashing, non lo so. Mi ha tagliato i capelli, ma in realtà non mi ha mai tagliato i capelli. Cioè, 3 volte che mi taglio i capelli, ma rimango uguale. E che è questo? La mamma mi dice che devo avere il tuo permesso per andare in avventure, per uscire. Posso, per favore, vai in avventure. Torna, mi raccomando. Sono così eccitato di andare a esplorare. Va bene. Capito perché c'era il cascone. Little Timmy. Moi, can my friends come over to way? Sì. 20 persone, cioè 5 persone e 20 felicità. Buono. Ci dà anche dei soldi? No, Jester non ci porta niente. Oh mio Dio, Boots! Sì, certo, prendi il cibo, prendi, vai nella stiva, vai a prendere tutto il cibo che vuoi. Do 5 euro al gatto, beh, si va a comprare quello che vuole. Ah, la scimmia che stavano cercando di catturare è stata presa. La mando da te per il giudizio. Eccoti. E sì, si sta difendendo, dovremmo punirla. No, non ha fatto niente di che, tanto. Non mi ricordo, l'aveva mandata a cercare la scorsa volta perché faceva qualcosa, tipo dava fastidio alla gente, però. Non ha ucciso nessuno, insomma. Vuoi che rubi ai ricchi per dare te? No, che fai? Oh, Dracula, Little Fang. Vuoi vedere nel mio Vampire Crystal? Sì, dai, fammi vedere. Perfetto. Morte e miseria, grazie, Little Fang. A me più rivederci, magari. Oddio, questo chi è? Il sultano? Ho delle proposte per affari per te e la tua piccola città, grazie. Sei interessato? Certo. Cacchio. Porterò dettagli più avanti. Cacchio, ma il sultano è nuovo? Oh, non l'ho mai visto il sultano nel mio castello. Ok, sta tornando. Cioè, che è finito il festival e. Oh, cioè, abbiamo perso un po' di roba. Finito il festival e le persone tornano alle loro vite. Vedete che dietro la città sta salendo comunque. Prima non c'erano quegli appalchi. Sì, il cibo che tenevamo nei granai ha attratto più settlers, più viaggiatori, penso. Le lasciamo entrare? Sì, dai, vai. Molto bene, le sistemeremo. Fa un taglio gratis, sì, dai, dammi il taglio gratis. 4 volte me li taglierà. Oh, ciao, Chester. Ho accidentalmente mangiato delle persone fuori di qui. Devo pagarti per quello che ho fatto. Chester, t'ho detto, le persone non si mangiano. Sì, adesso mi paghi. Adesso mi paghi. Grazie per aver capito. No, ho capito. Mi paghi, le hai mangiate. Dei rifugiati sono arrivati in città. Sì, lasciali entrare, va. Molto bene. Tanto ormai qua è diventata come l'Italia. Già capito.
La mia scopa è tutta messa male del mio compleanno. Va bene, quanto costa? Non mi dice neanche quanto costa, 50, dai, va bene, grazie mille. Le guardie dicono che qualcuno è stato mangiato da una cesta incantata nella notte. Ma cesta era ancora, sei andato a mangiare? C'è un party nella taverna stanotte, va bene, abbiamo guadagnato popolazione, vabbè. Chester, ma sei andato a mangiare la gente? Cioè, gli ho detto di sì, ma perché le aveva già mangiate? Yarno, ciao! Allo, allo, sono Yarno del Confi Kingdom, cioè tipo confortevole. Sono l'assistente del re Pin. Stavo rotolando qua in giro per il paese e... Oh, aspetta, cosa c'è lì? Cosa? Button Boy. Ma che cacchio? Quante persone ci sono? Hai visto quel Blue Fellow? Sì, c'era cosa di prima. Sì, era fatto di yarn, di lana. Troverò quel maledetto Yarno. Ma che cacchio? Sta girando attorno richiedendo di essere l'assistente del re Pin, che non lo è. Infatti sono io che era Button Boy, che rappresenta il Comfy Kingdom nel Consiglio delle Corone. Hai sentito parlare del Consiglio delle Corone? Sì. Se Consiglio delle Corone non mi ricordo quanti personaggi aveva. Comunque non è il primo che troviamo. Ah no, a noi ci avevano chiesto di diventare consiglieri, tipo. Ci avevano chiesto di farne parte. Di sicuro avrei pensato di entrarci. Sì, quelle robe. Quel Yarno mi sta dando un sacco di problemi. Se potessi fermarlo. Potrei essere capace di farti avere un incontro con Pia, l'advisor. Come si chiama? Tipo un consulente, ecco, un consulente del regno celestiale. Se c'è qualcuno che può essere capace di introdurti nel consiglio, è lei. Come dici, mi aiuterai a cacciare quel gomitolo? Sì, certo, cacchio. Molto bene, ti lascerò i dettagli. Una volta che Yarno sarà fuori di qui, ti farò incontrare con Pia. Grazie per il coso, bla bla bla, sono sicuro che ci incontreremo. Grazie, Button Boy. Sono dei rifugiati, fai entrare, dai, basta. Sanno giocare a calcio. Oh, ciao, Monsieur Esprit. Buongiorno, sir. Vuoi del servizio per cacciare gli spiriti? Al prezzo di pochi. Va bene, dai. 5 gold? Wow. Vorresti cacciare delle persone? Oh, beh, lo farò. Cosa vuol dire? No, no, io dicevo le persone da scacciare, no. Dovremmo portarle, sì, hanno catturato dei nemici e chiede se devono portarli qua a casa, se devono lasciarli andare a casa o portarli qua a lavoro. No, no, che lavoro? In ogni caso dovremmo fare qualcosa con loro. Dovremmo chiedergli dei soldi, no, 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 lasciali andare. Sì, all'os, su cosa fare? Devo mandarli nel dungeon? Sì, mandali nel dungeon, dai. Saranno fuori uso per un po'. Sì, no, vabbè, quello. Vai tranquillo. Spiriti sono apparsi. Ok, sì, dai, intanto prendere i soldi. To. 200 d'oro per cacciare degli spiriti. Va bene, siamo sotto. Che bello. Vi ricordo che noi dobbiamo ancora recuperare. Cioè, dobbiamo aspettare che il fabbro costruisca la spada per sconfiggere il drago. Abbiamo bisogno di soldi. Lo so, ci penso io. Vai tranquillo. Ecco, lui di sicuro non mi aiuta. Giorgi, sembra che hai bisogno di soldi. Qualche anima, no, assolutamente. Sì, cercherò altri modi per i soldi, è tranquillo. È tornato, ti ho detto di no. Niente soldi, vai via. Niente tasse. Oh, ma cioè, passano due volte. Sono passati due, loro due al giorno. Ma come? Ancora mangiato? Basta! I prigionieri nel dungeon hanno dato del filo da torcere alle guardie. Nessuno ne è uscito, ma c'è abbastanza casino laggiù. E cosa vuol dire? Che è successo laggiù? Non ho capito mica. Dovevo vendere delle robe, ma farà le persone triste. Allora no, niente, lascia stare. No, niente magia nera per fare dei soldi. Oh, ma c'è. Non mi arriva nessuno. Cioè, cacchio, io ho dato soldi a tutti. Cioè, le uniche persone che arrivano sono lei, che mi dice dobbiamo vendere la roba per i soldi. Il carpentiere che mi dice dobbiamo vendere la roba per dei soldi. Oh, vedi? Queste sono le belle notizie. 100, qualcuno almeno. Ti vedi, è stata una giornata del cacchio, non abbiamo fatto niente. E questo chi è? Mercury! Freddy! Cosa ci fa Freddy vestito da sirena? Che cacchio hai fatto, Freddy? Ciao, sono il tuo vi vengo dall'oceano lì vicino, dal regno oceanico lì vicino. Hai un bel castello, ma è un po' asciutto. Beh, sai com'è? Sei mai stato nel regno dell'oceano? Sì? Ho sbagliato tasto. Allora, dovremmo considerarci amici, è un piacere incontrarti, grazie. Oh, lui! Sì! Ecco la spada, la Dragon Blade. Ora dovremmo solo impugnarla, vai, la do al cavaliere. Dovremmo parlare con gli eroi, vai. Chiamami un eroe. No, no, questo non è un eroe. Oh, ha uno shiny coin. Grazie, Peanut. Vedete, è stata una brava scimmia. Eccola, questa è stata sveglia a mangiare dolci ancora tutta la notte. Ma non hai ancora finito di mangiare dolci, te? Te mi hai rotto.
ho detto non mangiare le persone, le vai a mangiare. Cioè, capisco, le hai già mangiate, poi mi viene a dire la roba, ma se le mangi dopo, no. Ma adesso dobbiamo andare all'eroe. Oddio, questo gatto sta cercando di dirmi qualcosa. Sembra che voglia il mio aiuto, certo. Oh mio Dio, Yarno, parla di Yarno. Oddio, ma se mi ha trovato di Yarno. Vuole del tonno, ma di sicuro ne vale la pena, certo. Vuoi assumere questo gatto per trovare Yarno? Sì, trovami Yarno, vai Boots. Vai piccolo, trovami Yarno. Ci penso io adesso, vado con Yarno, le avventure di Yarno. Ma, oh, mi hai rotto, Mi hai rotto. Ogni persona che arriva mi chiede soldi. Non voglio soldi. Siamo 829 persone. Non capisco perché continuano a venire a chiedere di vendere. Due volte di fila sei venuto te. Adesso ti ho detto di no. Oh, ecco, drummer. Vuoi un drumroll? Vabbè, okay, che sei una sigaretta, non lo so. Bravissimo, brum 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 brum. Bravissimo, sei bravo. Era proprio quello che mi serviva. È stata una lotta nella taverna. Dobbiamo arrestare i responsabili. Assolutamente. Allora li farò arrestare. Non voglio che lì ci siano litigi, là in giro. Petit Sourire! Mi sto offrendo qualcosa. Che cosa? 5 d'oro, grazie. Che poi Petit Sourire cos'è che vuol dire? Tipo piccolo sorcio? Pensi che andrà tutto bene? Certo, nonna. Vai tranquilla. Certo che lei fa ridere, Se mi viene a chiedere il giorno prima i soldi, che mancano i soldi e fondi e tutto, poi il giorno dopo mi viene a dire che ha bisogno dei soldi per costruire. Sì, va bene. Voglio sapere chi è il pazzo che sta assunto proprio. Oh, Jester, detto ti sta dando un sacco di soldi però. 700 per lo show. No, Jester, ti ho dato troppi soldi, non mi hai portato niente. Non è che posso finanziare te che mi fai 700, mi chiedi 700 d'oro, poi non mi porti niente, che cacchio ti finanzio a fare? No, posso offrirti una tazza di tè, grazie mille. Ma no, ma mi chiedi pure i soldi. E chi ha assunto quel maggiordomo? Sempre io. Licenziate anche lui. Jester, vai via. Vai via, Jester. Non ti far più vedere, Non ti far più vedere. Oh, eccolo, lui il sultano voglio, sì. Così almeno ci avviciniamo al suo paese. Bravo sultano. Vuoi comprare dei fiori? Ma io non lo so, ma io sono un re o un comune cittadino? Cioè la gente viene a vendermi la roba a me che sono il re. Che fisherman, è nuovo lui. La mia barca è troppo piccola per catturare i pesci, vorrei ingrandirla, va bene. Non te ne pentirai, grazie. Pescatore, mi raccomando, Oh, la popolazione ha raggiunto i 1000, ci ha dato 200, grazie. Basta, non li compri i tuoi fiori. La Dragon Blade è inutile se non ha un maestro. Alcuni iniziano a pensare che il drago non sarà mai ucciso. No, mi serve il tizio però che venga a parlare. Portatemi il tizio qua al castello. Dov'è il cavaliere? Sì, dai, fammi qualcosa. Cos'è che ha fatto? Perché ho guadagnato soldi? Avevo capito che c'era il circo e quindi devo pagare. Vabbè, ti senti spooky? No, vai via, vai. Little baby bat. Che vuoi? Drogato. Oh, ho sentito che hai bisogno di un campione per impugnare quella Dragon Blade. Sì, lo colpirò quel drago e non saprà nemmeno cosa l'ha colpito. Va bene, spero che non mi abbia fregato. Oh, vedi il fisherman? Ho pagato 100 al fisherman e mi riporta 100. Questi sono gli affari. Le persone sono nervose. Sono nervose riguardo un ladro che si aggira dicendo di essere il campione della spada. Ma hanno scelto di essere ottimisti, va bene? Sì, anch'io in realtà sono un po' nervoso. Spero che non mi abbia fregato la spada, più che altro. Posso avere dei soldi per il giornale? Certo, nonna, vai a prendere il giornale. E manco mi chiedesse ogni giorno. La nonna legge il giornale quando c'ho voglia, ok? No, basta adesso. C'hai mal di pancia, t'arrangi. Prossima volta impari a non mangiare i dolci. Oh, il pasticcere, Luis. Vai, vieni dentro, sei assunto. Dovrei fare un'offerta per il tempio dell'oceano. Vai. Poi cosa ti appare? Il sacrario? Ah, non è Zelda. Ah, niente. Giorno 43 fatto. Io direi che possiamo fare il 44. Che cacchio, che cos'è sta roba, stumpi? Salvere? Sono un albero della foresta, bla 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 bla. Cacchio, gli ho distrutto la città grazie ai miei woodcutter, i taglialegna. Nella tua espansione hai distrutto le vite, la vita mia e della mia popolazione. Però lo dice con la faccia felice. Ma perché? Vabbè, non è che ho fatto. Cioè, non avrei mai pensato che un albero si venisse a lamentare, scusa. 1000 coins? Vuoi mille? Fuori! Non starò in silenzio, la distruzione che hai portato nel mio regno sarà conosciuta da tutti. Va bene, dai, vai via, vai, 1000. Ma guardate questo. E vabbè, è arrivato un altro, Mortimer.
È una piovra, cos'è? Uno dei tuoi pescatori mi sta dando la caccia. Chiedo un villager come sacrificio, sì. No. Mi hai fatto arrabbiare adesso, Sir. Guardati alle spalle. Oh, cos'è? Una minaccia da un polpo ricevuto. Giorno 44 completato, con qualche fatica. Abbiamo fatto arrabbiare un polpo, abbiamo fatto arrabbiare un albero. Probabilmente un po' di persone ce l'hanno con me, sì. Può essere. Che poi più che persone... Vabbè. Abbiamo mandato teoricamente in spedizione la tipa per cacciare il drago. Vedremo prossimamente a sto punto. Io non posso fare altro che terminare quell'episodio. Ci vediamo in prossima parte su Sword Court. Qui da Landolf è tutto. Ciao a tutti.